Parliamo del demo. Tutto abbiamo visto questo programma per imparare il linguaggio di programmazione che noi abbiamo scelto, che è il Python, come un gioco. Somiglia, anche se magari lontanamente, a Minecraft, cioè è un mondo che si costruisce con i mattoncini, che sembrano un po' quelli della Lego. Quindi innanzitutto è stato presentato l'ambiente in cui loro potevano, selezionando i vari materiali, scegliere e costruire qualcosa che gli veniva in mente, proprio come se fosse dei mattoncini Lego. Innanzi, adesso vi facciamo vedere come. In pratica il materiale si sceglie qui sulla M e poi si va nel mondo. Con il cursore si comincia a selezionare e a costruire. Quindi abbiamo questo. E qui si sono divertiti molto a scegliere, a inventarsi varie cose, come vere e proprie case, oppure a volte si sono anche un po' allargati, nel senso che hanno scritto il nome e hanno provato a costruire castelli, sempre usando un mattoncino alla volta. Dopo di questa prova di costruzione del mondo, abbiamo cominciato a spiegare la programmazione. Noi abbiamo usato un gioco anche per spiegare l'if. Nel mondo sottostante, quello che vediamo, cioè il prato, c'è tutta una serie di materiali vari. Con la funzione tipo a disposizione, uno poteva scoprire se sotto c'era l'oro. Cosa succedeva? Se sotto c'era oro, si scavava, qui si creava un vuoto, altrimenti si segnalava che lì avevano provato a guardare e non c'era l'oro, e quindi veniva fuori una scheda nera. E in questo modo abbiamo un po' spiegato come si usa l'if e abbiamo cominciato, ed effettivamente è divertente. Non siamo molto fortunati nel cercare l'oro, per cui ci vuole un po' prima che venga fuori una casella vuota in cui si scava, però pazientemente, un passo alla volta, ci possiamo provare. Prova qualcosa di decente, se ci faccio diventare ricchi. Eccolo, ne abbiamo trovato uno. Vedete? Una cosa che li aveva colpiti in particolar modo è la differenza che costruire un passo alla volta, o invece con la programmazione costruire addirittura una casetta, per esempio come questo, e poi costruirla anche più volte, ripetendo. E quindi è differente che fare un pezzo alla volta poi abbiamo costruito l'e-learning, cioè questo programma per spiegare la programmazione, mettendo a disposizione le lezioni con il video e degli esempi, partendo dagli esempi di base, puntando molto sul fatto che è un tridimensionale, che ci sono costanti e variabili, quindi differenze tra costanti e variabili, e oltre a esempi di base, che può essere un quadrato, pieno, vuoto, una cornice, un cerchio, eccetera, a costruzioni un po' più complicate, dal grattacielo alla torre per il castello, al campo di calcio e anche a un albergo. Quindi adesso vediamo, riportiamo nel demo solo alcuni di questi esempi, come per esempio il rettangolo, in cui ce ne sono due di rettangoli, uno costante e uno variabile, quello variabile è blu, e quindi vediamo che dove costruiamo noi vengono fuori tanti rettangoli blu, perché dipende dal punto in cui clicchiamo, mentre il rettangolo bianco ne costruiamo uno solo perché fisso il valore, lascia miss.
L'altro esempio, un po' più complicato, che abbiamo riportato nel demo, è il campo di calcio. Il campo di calcio è con le gradinate, le porte, e tutti questi esempi abbiamo chiesto loro di arricchirli mettendo la bandiera o quello che loro avrebbero preferito avere. E adesso vi faccio vedere come è impostato, cioè quello che avevo già accennato prima. Queste sono le varie lezioni con gli argomenti trattati. Ma come introdurre l'ambiente che andremo Vedete ad operare. che ci Vediamo vengono riportati i che video con le a sinistra in spiegazioni. grande c'è una schermata nera con. E invece nell'elenco ci sono i vari esempi. Noi abbiamo visto di là il rettangolo, ma c'è la colonna, il quadrato, il cerchio. Ho riportato i cerchi olimpionici.